Oh, avete proprio ragione. Ve ne devo raccontare delle belle. Mia moglie era nel letto al buio e Sostri mi aspettava in fece davanti al camino. Io sono arrivato su con questo giovinastro e perché tutto mi fosse chiaro, l'ho portato in una dispensa che sta sulla sala, dove c'era una pallida lucerna che faceva un chiarore molto molto scarso, tanto che lui non mi poteva vedere in viso. Ebbene? L'ho fatto spogliare. Esitava! E così mi sono rivolto a lui come un cane, tanto che non vedeva l'ora di svestirsi. Ed è rimasto nudo e brutto in faccia. Aveva un nasone, una bocca storta, ma la carnagione dove vedere, bianca, morbida, pastosa. E il resto non mi chiedete. Non è bene parlarne, ma c'era proprio bisogno di vederlo tutto. Scherzi, già che avevo messo le mani in pasta, volevo andare fino in fondo. Ho voluto vedere se era sano, se avesse avuto i segni della sifilite. Dove sarei finito? Fai presto a parlare tu. Avete proprio ragione. E avendo visto che era sano, me lo sono portato dietro e al buio l'ho fatto entrare in camera e l'ho messo a letto. E prima di andarmene, ho voluto toccare con mano come andava la cosa, perché non sono abituato ad essere ingannato. Con quanta saggezza avete gestito tutta la faccenda? Dopo aver toccato e sentito ogni cosa, sono uscito dalla camera e ho chiuso a chiave la porta. Poi me ne sono andato da mia suocera che sta davanti al cammino e ho passato la notte conversando con lei.